Buonasera, buonasera ed eccoci per un nuovo video. Video molto particolare, sulla luna piena. Di solito io faccio sempre un video sulla luna piena, stavolta non è una piena molto particolare, questa è una blu. Questa è una blu in toro. Una luna piena che aziona tutta una serie di anche malestere, di sconti, perché tra l'altro va in quadratura con altri pianeti. Per cui niente, ho deciso di vedere che tipo di messaggio questa luna, questa volta, ha per noi. Farò soltanto due varianti, quindi sarà un video brevissimo. Variante numero 1, sacchettino verde, variante numero 2, sacchettino arancio. Eccomi qua. Vi ricordo di scegliere con calma, di chiudere gli occhi e di aprirli e vedere dove è iniziata la vostra scelta. Vi ricordo inoltre che questi sono video interattivi, non posso, i contenuti non possono, il contenuto di una stesa non può essere adatto perfettamente per tutto, perché sarebbe assurdo, dovreste proprio, perché siete tanti. E vi ringrazio, intanto vi ringrazio tantissimo, per cui dovrete cercare di prendere dalla stesa quello che vi risuona, perché se la state sentendo significa che c'è assolutamente un messaggio per voi in questa stesa, ma solo quello che vi risuona. Tra l'altro spero che l'audio si senta, perché ho l'impressione che possiamo avere problemi di audio stasera, ma vedremo, vedremo dopo. Allora, cominciamo con il sacchettino numero 1, che è il sacchettino verde. Ok? Metto qua. Che messaggio ha questa luna per noi? Andrò a posizionare alcune carte. Non so quante per tipo, lo vedremo mano a mano. Mi sapete che io lavoro molto distinto. Verde, che messaggio ha per noi la luna piena? Sacchettino verde, che messaggio ha per noi la luna piena? Proprio le carte stasera ho deciso di tutte di prendere al contrario. Speravo, ma fosse solo il primo, tutte ho deciso di prendere al contrario. Sacchettino verde, che messaggio ha per noi la luna piena? Sacchettino verde, nel frattempo so che questo è un lavoro anche antipatico, però sapete che mi piace farlo in diretta. Nel frattempo vi ricordo, se volete iscrivetevi al canale, assolutamente gratuito, sarete sempre, se avete attivato la campanella siete sempre avvisati dei nuovi video. Allora, sacchettino verde, che messaggio per noi? Luna piena blu in toro di questo mese, di questo fine settimana. L'ultimo e poi andiamo a leggere che messaggio ha questa luna piena. Un po' contorto vi devo dire questo messaggio. No, non tanto. Tutto è dritto, queste sei le carte, le leggo, lo dico. Ok.
Allora, c'è una situazione karmica. C'è una situazione karmica che deve essere risolta. Ma è una situazione in cui vi sentite quasi manipolati. Manipolati da una persona che è troppo decisa, è troppo autoritaria. Penso, cioè questo è quello che mi arriva, che non è soltanto il problema di essere manipolati da una persona, ma io, voi avete la sensazione di essere manipolati dalla vita stessa. Avete la sensazione di che la vita sia troppo dura con voi e voi non riuscite a reggervi in piedi. Avete bisogno sempre di qualcuno che vi regga, vi tenga fedeli. Guarda, vi faccio vedere la carta. Non so se si vede, perché la posizione, la location, lo sapete che per ora è molto arrangiata, non è la nostra solita location. Sì, mi arriva proprio questo, che voi siete convinti che la vita sia troppo dura nei vostri confronti, che vi faccia fare delle cose anche che non vi piacciono, che non fareste normalmente, ma che per una qualche ragione anche karmica voi siete costretti a fare. Allora, penso che questa stessa sia orientata soprattutto, ma sapete che non è per forza, verso segni di acqua e di fuoco, in cui soprattutto le donne sono segni di fuoco. Ma ripeto, non è per tutti, cioè non è detto. Questa vita che è troppo dura con voi. Voi state aspettando qualcuno. O forse qualcuno sta venendo verso di voi, ma voi gli avete già voltato le spalle la prima volta. Credo che, tra l'altro, eravate in un rapporto di coppia, in un rapporto fisso, in un rapporto ufficiale in qualche modo, no? E adesso questo qualcuno ha deciso di combattere per riavere quello che aveva. Ha deciso di amarsi di forza ora, proprio di combattere. Si è tramutato in un cavaliere di spade. Potrebbero esserci anche i segni d'aria in questa situazione. Ha deciso di, è convinto di avere tutte le chiavi e le possibilità per ricominciare da capo. Perché ci sarà troppa sofferenza in questa storia, troppa. Quindi chiariamo dove siamo. Siamo in una. Allora, voi sicuramente siete delle persone che siete con. Convinte di aver sofferto troppo nella vita, che la vita gli ha messo davanti tutta una serie di ostacoli, di situazioni in cui anche troppo dure per certi versi. E direi che siete consapevoli di quanto la vita possa essere mutevole anche, no? E questo è un momento in cui sta mutando. Io credo che sia questo il messaggio della luna. C'è un cavaliere che sta venendo verso di voi, io ve lo dico. Voi però gli avete già voltato le spalle o in ogni caso in questo momento non siete con lui. Ed è qualcuno con cui avevate un rapporto nel passato, qualcuno che finalmente si è deciso a combattere per voi. Ha trovato la forza per venire, perché non era stato facile venire da voi. Sta pensando dentro di sé, ok, posso farcela.
posso cominciare, posso farci, c'è troppo dolore, c'è stato troppo, troppo dolore. Giunto al culmine del dolore, lui ha detto basta, adesso cominciamo. E sta venendo verso di voi. Il messaggio della luna è questo, sta arrivando qualcuno. Alcuna sorpresa, qualcuno per qualcosa di molto lieto, di piacevole, qualcuno per qualcosa di molto bello e duraturo, ma grossi ostacoli ci sono a questa relazione, perché penso che sia proprio una relazione d'amore. Grossi ostacoli. Quindi il messaggio della luna è: ok, questa persona sta venendo. Questa persona, dopo tanto soffrire, ha preso la forza e ha deciso di venire. Sarà gratificante, perché penso che voi la stavate aspettando, questa persona, nonostante in questo momento abbiate le spalle voltate, perché qui ho delle bellissime carte. Ma questa è una storia molto ostacolata, molto. Qual è però il messaggio che vi darà la luna? Non vi preoccupate, nonostante gli ostacoli enormi che vi aspettano, questa è una storia destinata a finire bene perché c'è il sole. Quindi, ok, avete lottato dato della vita, che la vita non è stata forse sempre giusta con voi o non vi è parsa sempre giusta con voi. C'è un disegno karmico che doveva essere definito e svolto. Questo disegno karmico penso che sia giunto alla fine, o almeno o all'inizio, dipende da cosa si intenda. Sicuramente siamo in una storia karmica comunque. Il vostro lui o la vostra lei di riferimento stanno per tornare da voi, stanno per muoversi verso di voi. Se non era una storia vecchia, è una storia nuova. Qualcuno sta venendo verso di voi. Qualcuno ha deciso di muoversi verso di voi. Ha la forza per farlo? Entrambi siete delle persone che hanno sofferto tanto nella vita, quindi ha deciso di muoversi e farvi vedere chi è. E sarà una bella storia di natura, ma è una storia ricchissima di ostacoli. Gli ostacoli sembrano infiniti, sembrano insormontabili. Sappiate però che questi ostacoli saranno tutti eliminati, e che questa storia è destinata a vedere il sole. Quindi mi ha detto che sarebbe stato molto breve. Questa prima stesa è molto bella, devo dire, perché sia che state aspettando un ritorno, sia che sia una persona ex novo, questa persona lotterà per voi, vi darà la forza, lotterà per avervi, ed è un rapporto karmico. Ok? Quindi questa era la prima stesa ed era il sacchettino verde. Se vi è piaciuto mettete un like, se vi siete ritrovati scrivetelo nei commenti. Passiamo adesso al sacchettino albicocca. Lo mettiamo qua, ma dove si veda. Ok, perfetto. Andiamo di nuovo a stendere la carta. Quante me ne vengono? Per il sacchettino albicocca, arancione. Per quanto riguarda il messaggio della luna, allora, messaggio della luna blu. Wow, ma quasi quasi una di questa. Messaggio della luna blu. Per il sacchettino arancione. Ricordatevi che tutto non può adattarsi, prende solo quello che vi riguarda. Assurdo. Fantastica questa stessa. Allora, le
questa è una stesa. Anche questa è la stessa carne, anzi è la stessa che secondo me parla di incontri predestinati. Potrebbe anche parlare del segno dell'acquario, in quanto c'ho 2 volte le stelle. Vediamo se facciamo la breve e prendiamo 3 volte le stelle. Allora, vi dicevo prima che chi ha scelto questo sacchettino sarà felice. Spero, perché adesso vediamo come finisce. Assolutamente, le carte hanno deciso di essere tutte congrue. Di parlarsi tutta alla stessa maniera, fantastiche, fantastiche sul serio, quando si rispondono così una con l'altra. Quattro tipi, quattro mazzi di carte, quattro carte, tutte molto simili. Allora, siamo qui in una storia, secondo me, proprio predestinata. Probabilmente abbiamo a che fare con qualcuno del segno dell'acquario. E vi spiego perché ho 2 carte delle stelle, ma ho anche un cavaliere di spade, quindi diciamo le persone, perché non ci sono altre persone, posso vedere persone, qui effettivamente sono dei segni di aria. Cosa ci dicono queste carte? Queste carte ci dicono che presto ci sarà un incontro. Un incontro che è stato per tanto tempo bloccato, che il karma, diciamo che anche per questioni karmiche, è stato fermo, bloccato, chiuso, in cui c'era tanta confusione riguardo a questa situazione. Invece adesso qualcosa si disvela. Si disvela e ci sarà un incontro, si farà finalmente chiarezza in una situazione che era molto oscura. Una situazione che apparentemente dà l'avvio a qualcosa. Dà l'avvio a qualcosa di anche insensato, quasi senza razio. Qualcosa di incredibilmente, però anche naturale, intimo. Una spinta che si sente dentro ad agire. Nella seconda linea, anche qui ci troviamo di nuovo le stelle, quindi ancora qui abbiamo o un segno dell'acquario che è molto sul chi va là, vi dico, molto sul chi va là. Oppure un incontro, un disvelamento di cose. Io qui proprio direi che ci troviamo con qualcuno che è molto sul chi va là, durante un incontro. Quindi ci sarà un incontro, ma l'incontro comunque, anche qui, è qui, che doveva esserci già tempo fa e che è stato rimandato in qualche modo. Questo è un incontro che doveva già avvenire e che invece è stato in qualche modo bloccato, rimandato. Un incontro in cui uno dei due farà la sua offerta d'amore, pur se all'altro lato troverà delle difese molto, molto, molto alte. Non. La terza riga ci ripropone il tema per certi versi. Abbiamo l'innamorato. Innamorati, quindi anche qui ci ripropone un incontro
fra due anime che per certi versi potrebbero essere predestinate, esattamente come le carte delle stelle. Ci propone una situazione sentimentale molto bella. Anche qui abbiamo il sole come sopra. Guardate come le carte si richiamano. Stelle, stelle, sole, sole. Quindi qualcosa che si disvela, qualcosa che si volge verso il positivo, disvelandosi però, rivelandosi, rivelando tutta una serie di situazioni. Un cavaliere di spade che si muove veloce, velocissimo, e vuole la vittoria, vuole vincere questo cavaliere di spade. Vediamo poi l'ultima riga. L'ultima riga è parole, 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 comunicazioni. Comunicazioni sui sentimenti, sulla casa, sulla famiglia. E dopodiché abbiamo due delle carte più belle dei mazzi normanni. Abbiamo il bouquet. Abbiamo sicuramente una riuscita sentimentale. Quindi il messaggio della luna è: siate aperti a ricevere, questo mi arriva, siate aperti a ricevere. Sotto questo cielo tutto sta cambiando. Tutto quello che era fermo, che sembrava non dover avvenire mai, si sta muovendo, ma si muove in maniera pure anche molto rapida, si muove anche in maniera molto rapida. Dovete semplicemente accettare di ricevere. Perché vi dico che si muoveranno le cose in maniera bellissima. Tutto quello che è inaspettato, tutto quello che è incerto, che è stato finora incerto, inaspettato, tutto quello che vi ha fatto anche soffrire, un sette di spade, vi ha fatto alzare le barriere, oggi non ha più motivo di esistere. Abbassate bene, abbassate queste barriere perché le carte sono veramente, veramente belle. Quello che avete aspettato fino ad oggi, tutto quello che era bloccato, tutto quello che non sapevate si disvelerà. Si disvelerà e qualcuno verrà ad offrirvi la sua coppa. Perfetto, questa è la sacchettina arancio. Se vi è piaciuto mettete un like, se vi siete ritrovati scrivete nei commenti. Per questa sera è tutto, ci vediamo la prossima volta, bye bye.